Salve a tutti, benvenuti sul mio canale anche oggi, giorno 12 settembre, ore 22.03. Questo video è un video di risposta a un commento veramente squallido di un noto vlogger di YouTube, come voi conoscete già, Serafino Massoni. Ti voglio ribattere il tuo commento con un video, perché ti voglio far capire la mia rabbia e la mia più sviscerale odio verso quelle parole che tu hai citato su di me. Succhia mamma papà, quando in realtà non lo sai che io mi sono fatto con le mie tasche e con le mie forze la mia posizione sociale. Secondo, non sono disoccupato, ma ho la possibilità di fare due lavori, il panettiere, come te l'avevo già accennato in un commento, e un altro lavoro che riguarda l'informazione, la stampa, ok? Io non ti dirò il giornale. Primo. Secondo, non sono quindi disoccupato e tantomeno quindi non finirò la Caritas, ok? Ho collaborato con la Caritas perché io sono una persona sensibile ai problemi sociali di persone che non hanno più tempo per tanti altri motivi, perché non hanno più la famiglia, perché hanno perso il lavoro, perché si trovano in una situazione che magari non hanno, hanno la precarietà di non poter avere un reddito fisso a fine mese e non riescono a avere i soldi per pagare le bollette e per mangiare. Quindi sono stato anche lì a fare il volontario in una Caritas. Quindi se sono finito in Caritas, sì, ho collaborato con loro per un periodo, perché ho pensato che delle difficoltà vivendole, ma non in maniera indiretta anche, possono anche far sì che prendi consapevolezza di te stesso e crescere, maturare consapevolezza in più, ok? Questo che te, Serafino, mi sa che non hai mai fatto, e ti induco a farlo questo volontariato, ma prima di tutto, sai cosa ti induco? Proponiamoci un dibattito io e te insieme davanti alla telecamera, ok? Venga anche fino a casa tua, quando vuoi, come vuoi, basta che dici qualche giorno prima, perché io lavoro, non sono disoccupato, non sono bene nicchia e non succhio il sangue di mio padre e mia madre per campare, e tantomeno non finirò mai nella casa, né in una carità, sono in una casa, perché voglio dire, la mia possibilità di reddito non la creo con le mie capacità e con le mie forze, e sono determinato in questo a farlo, ok? Voglio un'esplicita risposta da te. Prendi un tema sociale, omosessualità se ti piace, e parliamo insieme davanti alla telecamera quante ne sei tu e come ti rispondo io a tale tema e quello che come si streccia, diciamo, l'omosessualità come tema di fondo sociale, ok? Arrivederci, a presto, e ti voglio sentire, Serafino. Ciao!